Benvenuti o bentornati su Profumi di Nicchia, il canale che, come ogni anno, vi porta a Firenze in occasione di Pitti Fragranze. Come sempre, abbiamo cercato di farvi rivivere, attraverso gli interventi degli addetti ai lavori, quella che per noi è stata una giornata infinita fra vecchie conoscenze, volti nuovi, creatori di fama internazionale e tante novità da parte di marchi già ampiamente raccontati su questi canali. Inoltre mi hanno anche fatto partecipare al mio primo talk durante la fiera, limando però un po' di tempo alle interviste, ma abbiamo fatto comunque il possibile per farvi vivere l'esperienza della fiera con noi. E comincerei proprio da qualcuno che è una vera new entry su questo canale, Francilla Ronchi, che con Michelangelo Brancato è la mente creativa e il volto di uno dei marchi italiani più riconoscibili in tutte le profumerie d'Italia, Core Eterno. Siamo qui con Francilla, founder con Michelangelo di uno dei marchi italiani più di impatto visivo, mi verrebbe da dire. Più figo, no? Più di impatto visivo. Più figo, devi dire. Italiani nati recentemente e okay. La storia di questo brand, perché appunto dai ceri ai gioielli, ai profumi. Allora, guarda, la storia è lunghissima, quindi devo andare, ti faccio una super mega sintesi, però diciamo che la cosa interessante che piace anche a tutti è che il brand è nato a New York all'incirca 8 anni fa, dove vivevamo, e il primo prodotto che è diventato subito iconico sono state le candele Pillars. Abbiamo trovato un modo molto unico per trasferire i disegni che facevamo sulla cera. Poi insomma tutto quanto è made in Italy, quindi a un certo punto siamo tornati in Italia, guarda come parlo veloce, sono bravissima, perfetto. Abbiamo iniziato a lavorare alle candele profumate, all'inizio erano 3, oggi sono 12, con 12 differenti fragranze. La cosa bella è che abbiamo vinto anche dei premi per l'etichetta, sì. Che è una lamina che poi la possiamo far vedere. Dai, facciamola vedere subito. Che è, vedi, questa lamina di metallo, praticamente è incisa all'incirca 4 volte, se si potesse toccare, insomma, no, lo senti. In più poi deve passare anche in un'altra macchina che fa la parte pittorica, che naturalmente non può essere fatta da questo, e soprattutto questa è un'etichetta che può essere applicata soltanto a mano. Diciamo un procedimento barocco per uno stile barocco anche. Sì, la vogliamo mettere così. Però sì. Paradossalmente io quando sento le fragranze sento profumi assolutamente mettibili, assolutamente ma piacevoli. No, ma è questo, diciamo, la forza di Core Eterno, è avere proprio questo twist tra l'antico e il moderno. Se vuoi chiedermi qualcosa sulle fragranze, io ci sono. Io ti chiederei, una persona che non conosce Core Eterno, okay, da quale profumo dovrebbe partire? Che non sia Mystic Sugar, perché comunque sicuramente allora, è il più facile, il più famoso. Allora, Mystic Sugar, hai ragione tu, è il più facile, il più famoso, quello che dà anche un po' più dipendenza. Diciamo che dei profumi che secondo me sono proprio, rappresentano proprio Core Eterno, sono Punk Motel. Per forza va sentito perché è il primo, cioè Punk Motel siamo noi che ci approcciamo nel mondo della profumeria, diciamo, di nicchia, e ci approcciamo con un nome molto forte, molto sporco e cattivo come il Punk Motel, ma apposta non facciamo, come tutti si aspettavano, una fragranza sporca e cattiva, ma facciamo una delle fragranze più eleganti che esistono, e quindi è fighissimo questo effetto distopico tra il nome e quello che poi tu ti ritrovi, che non te l'aspetti. Esatto. E poi non so scegliere. Lo dico io, Freaking Sense, perché è l'ultima arrivata. Sì, anche perché comunque è fighissimo, perché non è il solito incenso, diciamo, ecclesiastico, né è l'incenso orientale, ma è un incenso verde. Mm-hmm. Quindi è molto, molto figo, fresco, sì, c'è una base di vetiver, è molto particolare, quindi va sentito. Assolutamente, sì. Assolutamente. Sì. Grazie mille. Grazie e buon lavoro. Grazie a te, un piacere. Ciao. No? Un altro founder di un marchio di cui abbiamo parlato spesso, ma che non abbiamo mai incontrato di persona, è Salvador, di Botaniche, che in occasione della fiera presentava la nuova linea di estratti del proprio marchio. Siamo qui con Salvador, founder di Botaniche, giusto? Mm-hmm. Giusto, giusto. Che qua c'è sempre la diatriba su come si pronuncia, che qua... Può pronunciare, ognuno può pronunciare come vuole. Liberi esatto. Di pronunciare. Per chi non lo sapesse, è uno dei pochi marchi ancora, diciamo, accessibili senza spendere un rene. E infatti, siccome era un marchio, diciamo, accessibile, una bella linea di estratti, esatto, in uscita. Ancora accessibili, ancora però. Accessibili. Ancora quanto accessibili, quanto siamo? Però. Di quanto parliamo? Siamo 75 ml, 140 euro. Ragazzi, più che onesto. Rispetto a quello che c'è in giro, più che onesto. Esatto. E cosa raccontano questi estratti? C'erano tante storie anche di vita personale. Esatto. Di là, qua invece? Noi siamo sempre in viaggio, è basata in diversi viaggi, però viaggi che non abbiamo fatto noi però. Ok. Viaggi che hanno fatto dei diversi personaggi che ci hanno ispirato a noi a fare i nostri viaggi. Noa Noa, che è ispirato ai viaggi di Gauguin alla Polinesia. Uh-huh. Itaca, ispirato al mitico viaggio. Ulisse. Esatto. Ebano, che è ispirato ai viaggi all'Africa di Kapuscinski, e dopo Endurance, che è il viaggio al Polo Sud di Ernest Shackleton, che è stato il primo
in arrivare al Polo Sud circa un secolo fa. Ok. Quindi, e l'ultimo è Taro. Taro era la moglie di Robert Capa. Ok. Era anche fotografa di guerra ed è morta ai 26 anni nella guerra civile spagnola. Ok. Quindi un po' un omaggio alla donna che sempre era dietro del personaggio di Capa, però aveva un ruolo principale in tutta l'opera di arte che aveva fatto sia Capa che lei era bravissima anche con le foto. Non so se in spagnolo c'è un modo di dire, però in italiano si dice dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. Questi viaggi avevano cercato di rappresentarli in questi prodotti che ti portano un diario di viaggio. Un piccolo diario per conoscere i viaggi degli altri e farti i tuoi. E a livello proprio di stile olfattivo, cosa differenzia questi estratti dalla linea che già conosciamo? Abbiamo preso un po' più di rischio in alcune delle formulazioni. Sempre cerchiamo di prendere le materie prime un po' ispirate nel posto dove andiamo, certo, a raccontare. Ad Evano ci prendiamo il cacao del Ghana, cacao forte. L'incenso dalla Somalia. Cerchiamo di avere composizioni bilanciate e che sono capevoli, sì, quindi la gente riesce a capire bene l'esperienza che noi vogliamo trasmettere. Certo. Con Noa Noa sono tropicalissimi. Frangipane, chiare, cosa hai messo? Prova. Quasi della frutta. È un limone con la gardenia, il Monoi, che okay, il Monoi che è ovviamente dalla Polinesia. L'abbiamo giocato un po' tropicale, cercando, sì, un po' di riprodurre i colori delle opere di Gauguin. Infatti molto luminoso, molto, esatto, molto acceso. A me piace perché è un citrico non tradizionale. Sì, esatto, perché ha questa sfumatura un po' burrosa, devo dire, intrigante. Mm-hmm. Andiamo a Endurance, esatto, che siamo al Polo Sud. È un fuggiera acquatico molto intenso, con un'uscita di pompelmo anche, però che non diventa protagonista. Sprino, sì. Abbiamo cercato di non fare troppo protagonista di diverse materie prime, ma il compound è il più forte di tutti. Itaca, quindi... Itaca c'avrà il fico? Itaca? Grecia, fico, no? L'acqua. Ah beh, sì, mare. Legno e sale. Sì, 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 sì. Con un sacco di ingredienti, però quello che volevamo trasmettere è... quella sensazione di essere in barca. Sì, essere in barca, sì, di legno. Barca a vela, vento sulla faccia. Esatto. Sì, esatto, sì, sì, tanta sanità. Mm-hmm. Devo dire... E Taro, vabbè, ah, però ci manca, che è un po' una miscela di materie prime. Mm. Morbido. Dove è morta lei, che è stata in Spagna. Quindi alcune aromatiche mescolate con citrici. E cercavamo di avere un... come lei, che era, lei era seducente, ma un po' androgina, ma... quindi... un unisex ben composto, molto seducente ma ancora unisex. Teneteli d'occhio perché questi 5 delle etichette molto interessanti. Sì? Bene, bene, bene. Complimenti. Tantissime grazie. Buon lavoro. Grazie. Abbiamo fatto anche due battute in italiano con Carole di Essential Parfum sulla loro nuova fragranza che troverete fra circa un mese in esclusiva su 50-ml.it. Siamo qui con Carole di Essential Parfum che presenta la loro nuova fragranza Patchouli Mania, che tra l'altro uscirà il 10 di ottobre e troverete in esclusiva su 50 ml per penso un paio di settimane. E tra l'altro non sarà così, ci sarà un'altra chicchetta che scopriremo fra qualche giorno. Carole, perché un amante del patchouli dovrebbe comprare Patchouli Mania, a parte Fabrice Pellegrin che c'è dietro? Sì, Patchouli Mania è un patchouli verde, florale, con note di cioccolato, esatto, in note di... Nocciola. Qua è un profumo benissimo per l'inverno. Ok, anche per il Natale, visto che sì, comunque sì, sì, anche per un regalo, visto spero anche per il regalo di Natale. E ci sono qualche dopo Pellegrin c'è qualche nuovo naso in vista nei prossimi mesi o non si può ancora spoilerare niente? Sì, stiamo pensando all'anno prossimo, cioè stiamo lavorando sulla novità 24, okay, che uscirà in giugno, ma non dirò... Non si sa niente. No, non dirò più niente. C'è qualcuno che parla o spera in un Bois Imperial X3? No, era altra cosa. Altra cosa. Okay. Una nuova fragranza, una nuova nota che ancora non abbiamo nella nostra gamma. Quindi magari ci rivediamo ex ante e ce lo racconti ex ante. Sì, certo. Va bene. Grazie mille, grazie. Carole. Ma è stata anche l'occasione per dare un volto ai ragazzi di Tobba e al chiacchieratissimo Marc-Antoine Barois.
Allora, sono circa tre mesi che vi parlo di Tobba, vi dico di quanto Jasper faccia dei profumi super eleganti, super minimal, che io adoro, e finalmente eccolo qua. Hi Jasper. Hi. What do you wanna tell to the audience with your fragrances? Because my background, I was a painter. I want to transform the visual language into the scent. So I think this is a very interesting the fragrance because you can't see it, but you have a very clear picture or image in your mind. So I think for me it is very interesting to explore. Of course, Rose of the Shore, it's easy. Mm-hmm. I know you love patchouli. Mm-hmm. We have a lot of patchouli in your fragrances. Yeah. In Serendipity, you work with three amazing materials. Yeah. Sandalwood, salt, and vanilla. Yeah. What can you tell us about a fragrance that get compliments very easy, like Serendipity? The main notes is sandalwood, of course, and then also the opening is a huge dust of saffron, so it's a very leathery, good quality of spices, and then the base is amber and the patchouli as well. Okay. But this one, I used the dark patchouli, aged for 5 years, and then like the scent is more deep, more rich. It is more mature, more complex scent. Okay. Yeah. What can you tell us to a customer that doesn't know your brand and to convince him that he has to try it? Oh, okay. For our background, we are from Asia. We are from Hong Kong. So, and also for me, my background is a painter. So I'm not a trained as a so-called professional perfumery background, so I think it is more interesting for me to create a fragrance than to sell it. Yeah. Okay. Yeah. So we will ask Adrian for this. Okay. Yeah. Comunque, io ve l'ho detto che sono simpatici, cioè sono grandi, sono simpatici e sono spontanei. Meno male, più persone così. Thank you very much, thank Jasper. Thank you. And congrats again for your thank job you that so I'm a big fan of it. Thank you. Siamo qui nello stand di Campo Marzio che ci hanno portato Marc-Antoine Barois. Marc-Antoine, very nice to meet you. Nice to meet I'm you. A big fan for your work and Quentin's one too. What is your idea of perfumery? I think the most important in my way to understand perfumery is to do it the same way I see perfume for myself. Okay. And I see perfume as a signature. I see perfume as something people could recognize me for, could recognize you for. I like to say that one of the first things I said to Quentin Bitch is when I smell someone wearing Arpège of Lanvin, I follow the lady for 20 meters because it reminds me of my grandmother. Okay. And I want to create olfactive signatures, perfume that someone would one day follow someone in the street during 10 meters just because it reminds them someone he loved. We were chatting before starting the interview and you said something very interesting about your audience. Like you were telling me that Encelade is something that also very young customer can like, understand and wear easily. One day I had one of my clients, very classy lady. She told me, I love your perfume. I'm wearing B683, it fits really well to me. At the same day, another client, very hippie, wearing the same and telling me, the two ladies will not like each other, will not cross each other, but they love the same fragrance. And with Encelade, I was telling you, there's this very surprising type of customer because it's this perfume is so refined, so fine-tuned, so well-tuned. Like, we spend with Quentin Bitch so much time trying to find the right balance. We thought it would be a perfume for intellectuals, so a perfume that not everyone could understand. We have a very young audience to this perfume. People that discover niche perfumes with Encelade saying, okay, wow, it's unique. It's something we've never smelled anywhere. And that's part of my work about, with Quentin about perfume is every time we do something, we try to do something we've never smelled anywhere. We're not trying to copy anything. And that's one of the reasons why there is nothing like our perfumes. The perfumery is magic because you can imagine anything. According to you, which is the sexiest fragrance of your line? It depends on the customer and everything. The skin to the customer would make the difference. But I think Encelade is very sensual. But B683 Extrait with this deep journey into the animalic part of B683 is very carnal. Yeah. It's something very, very carnal. And with B683 Extrait, we went into this very carnal, animalic, leathery fragrance. It's somehow leather of patchouli. Yeah. Okay. Thank you very much, Marc. Thank you for the future and congrats for your job. My pleasure. E poi tante, tantissime novità, da quelle golose di Versatile raccontate da Coralie a quelle di Mask Milano con Federica. Hi Coralie. Hi, so Matteo. After
Croissant yes. cafe. Yes. With chocolate and the buttery croissant. Yes. After a retail date at Italian Limoncello. Yes. Now we're fragrance on the Coca-Cola. Yes. What else? Everything you want. My brother told me Coca-Cola, peanut butter, popcorn. Vanilla, caramel, yes. Everything which can be American is inside the bottle. In Italian we say che è una ciccionata. Yes. Una ciccionata means something very fatty. Yes, no yeah, jet. Very yes. sweet food. Yes. We love it. Yes, fat life, fast life, everything. Allora, io sono qua in Castigo dietro questo espositore meraviglioso di Musk. Marco, di cui abbiamo già parlato un sacco di volte, ma che oggi con Federica è qua a presentarci. Vi presentiamo oggi la collezione Ruby. Sono quattro profumi della collezione classica di Musk, rivisitati, reinterpretati dagli stessi maestri profumieri, okay. con un'aggiunta di oud. Quindi in particolare abbiamo Tango, e Lazaro Chian. Esattamente. Russian Tea, e Raskin. Esattamente. Da Cristo tutti. Bravo. Mandala Oud. Viene Christian Carbonell. Bravissimo. Ma vai, vai, che sono 4 su 4. E poi Love Kills Oud di Caroline Dumour. Ah, sono tutti taglia 100 ml, quindi non c'è la taglia tradizionale del 35. E chiaramente sono una collezione un po' esclusiva. Non so se si può spoilerare. Diciamo che Musk Milano inizia a strizzare l'occhio al Medio Oriente. E beh, sicuramente questa è stata fatta sia per dare comunque un valore aggiunto a quelle che sono delle fragranze mainstream della collezione, ma anche, come dici giustamente te, un po' anche per rispondere delle richieste di mercato che giustamente arrivano e bisogna ascoltarle. Quindi vuol dire che stiamo esportando Milano in giro per il mondo. Ci proviamo, dai. Da milanese non possiamo solo che essere felici. Va bene, bene. Grazie mille, grazie e buon lavoro. Grazie. Ma non dimentichiamo i marchi che raccontiamo da anni, come Molinar, 1969 e ovviamente Laboratorio Olfattivo. Continuiamo a parlare di novità e siamo qua con Marta a presentarci le novità di Laurent Mazzone e il tanto amato Molinard, che per chi non ha tanto da spendere è sempre garanzia di ottima qualità. Cosa porta Laurent? Allora, per questo Pitti presentiamo in anteprima una novità che si chiama Chemise Blanche Extreme. Quindi per chi già conosce lo Chemise Blanche della linea nera, la linea Black, ora l'abbiamo nella versione rossa della linea Extreme. Dove ovviamente, come dice già la parola extreme, l'abbiamo pompata al massimo, quindi è una camicia bianca molto forte in cui si sente soprattutto il sentore del sole caldo sulla camicia. La camicia bianca della linea nera era più il mattino, quindi sì. è una camicia un po' da ufficio, da lunedì mattina, questa invece è un po' più calda, più solare, dove si sente soprattutto la nota talcata e la nota legnosa ambrata del fondo, quindi è un po' più calda, un po' più rotonda. Io mi ricordo, mi avevano detto una volta di Chemise Blanche, una delle frasi più fighe, sì? mi fa... Quando metto questo profumo mi sento un riccone su uno yacht che sta sì. entrando a Saint-Tropez e guarda tutti dal lato del suo yacht. Questa ecco. è una variante, questa è una versione un po' da estate, perché milanese Chemise Blanche è lunedì mattina in ufficio, okay. quando va proprio a timbrare il cartellino. Ecco, quando l'imbruttito esatto, inizia a essere imbruttito. Back to school, esattamente, mentre invece questa è un po' più calda, un po' più morbida, un po' più soffice, appunto un po' più riscaldata. Più o meno piaciona? Più piaciona, molto più piaciona? Più piaciona, sì. Okay. Invece il caro vecchio Molinar, che tra l'altro fa delle bottiglie sempre più belle ogni giorno sì. che passa, con Campus cosa ci racconta? Allora, Campus, come dice anche il nome, fa un po' il richiamo al campus universitario, quindi questo concetto del insomma, settembre, quindi back to school, torniamo un po' sia sui banchi di scuola sia al lavoro, e c'è questo richiamo un po' al giovane che c'è in ognuno di noi, quindi quel giovane ribelle che magari non so, era rappresentante di istituto a scuola, sì, che sì, non sì. si fermava mai davanti a nulla, un po' sindacalista dentro, ma che comunque ha questo fascino un po' retro, perché c'è questo fondo legnoso orientale tipico di Molinar, ma questa apertura un po' più giovanile, più fresca, con questa nota di mela, di ananas, quindi una parte anche fruttata, quindi un po' per giovani ribelli, quelli che non rinunciano mai alla gioventù, quindi anche se si diciamo cresce. Anche i giovani dentro, mi vorrebbe da dire. Dei vecchi Peter Pan, diciamo. Esatto, certo a sentirlo senso. Mi viene proprio il profumo da Peter Pan se ce n'è uno. E anche questo intorno è un po' anche di quel ragazzino che magari ha il primo ballo a scuola, sì, stile prom sì, sì, da sì. scuola, e ruba. Okay, il, papà, il profumo, il del, profumo papà. Del papà, quindi esatto. c'è quell'anima di un profumo importante, un profumo maturo, però portato da un ragazzino, quindi c'è quell'effetto un po' di dopo barba, diciamo, sì? sta sempre bene. Ci piace, svecchiamo okay. un po' Molinar, che sennò tutti dicono che è vecchio, invece no, no, non è, no. ha tante chicchette, tante chicchette. Esatto. Marta, grazie mille, figurati. Buon lavoro. Un piacere, ciao. Siamo qua con Giovanni. Titolare, founder di Release. Giovanni ha tantissimi marchi e Proprio. Soprattutto tutti diversi. Altra chicchetta di Air,
che è uno dei pochi marchi 100% naturali, tra l'altro. Marchio che possiamo definire vegano, made in Berlin, che non solo è 100% naturale, ma utilizza anche filiere corte e soprattutto molto ecosostenibili. Quindi, chapeau. Chapeau. Due a caso, tra Sasva e un 1969. Per chi è uno, per chi è l'altro e che cosa raccontano questi brand? Allora, sicuramente Sasva è per chi ama un tipo di profumeria più tradizionale, più strutturata, con delle sfumature orientali tipicamente indiane. Okay. Mentre 1969 è un marchio più lifestyle, indirizzato a una clientela più, diciamo, gender fluid, più attenta ai fenomeni fashion, quindi anche più per concept store e fashion store. Chiusura, visto che sta venendo arrivare Francesca, falla venire. Vieni qua, vieni qua. Ciao tesoro. Fai ciao con la manina. Esatto. A proposito di Francesca, marchi italiani invece? Marchi italiani, vabbè, ce l'abbiamo davanti. Esatto. Una rappresentante validissima che avrà delle novità molto interessanti a breve, ma non è questo il momento. Non posso svelare niente, però è un progetto, come una serie. Ok. E si vedrà, va bene. Roberto, ciao Matteo, bentornato sui nostri canali. Prima o poi, tra l'altro, devi tornare che facciamo un altro full immersion sul laboratorio. Oggi cosa presenti? Guarda, noi qua presentiamo per Laboratorio Olfattivo due nuove fragranze ambiente. Ok. Quindi ampliamo la collezione, quella nera. Abbiamo cercato di sviluppare un'ambra, che chiamiamo Ambrami, cercando di svilupparne la parte un po' dark. Abbiamo lavorato sulla parte che può rendere un po' più accattivante questa nota, anche accogliente, quindi abbiamo sviluppato la parte un po' dark, e cuoio selvaggio l'abbiamo chiamato. Okay. Un cuoio, mancava nella collezione una fragranza per gli amanti di questi sentori che rendono la casa con un tocco anche un po' specifico per la parte invernale, per l'autunno, l'inverno. Sì. Queste note cuoiate o con quegli ambienti molto ricchi di legno all'interno, quindi così, ecco, ci piaceva sviluppare questo genere di fragranza, anche quello andando a toccare, sempre con Luca Maffelli, abbiamo fatto tutte e due, per le parti un po' più dark di queste note specifiche. Quindi possiamo dire le fragranze un po' più istituzionali, un po' più professionali. Un po' più professionali, okay. Sì, giusto. E tra l'altro possiamo fare già uno spoiler. Certo. Visto che l'ambra so anche essere uno dei potenziali temi del prossimo progetto per la persona a cui stai lavorando. Ah, questo sì. In quel caso lì sarà un'ambra molto particolare. Ok. Diciamo che il ragionamento è ambra, o diciamo note ambrate, legnose, secche, un po' fumé. Ok. Okay. E sarà una fragranza che abbiamo deciso di posticipare come lancio a gennaio 2024, quindi post Natale, cambiamenti, sì. Okay. E penso che sarà, abbiamo già uno spoiler sul nome? Farà parlare, si chiamerà Amber Bomb. Amber Bomb, quindi immagino amanti della potenza. Ah, sicuro. Sintonizzati, che... sicuro, tanta potenza, tanta proiezione, che è quello che chiede il mercato. Esatto. Cercando di mantenere un equilibrio, okay? Che per noi è una cosa importante, di mantenere una formula che rappresenti comunque un equilibrio. Lo abbiamo fatto in collaborazione con Arturo Ettolandi. Quindi nuovo naso per la linea. Per Laboratorio Olfattivo è il primo profumo che fa. Okay. Ha fatto Coffee Bomb per la linea, sì, caffè, mi ricordo. Ma è il primo profumo per Laboratorio Olfattivo. E a proposito di Coffee Bomb, Mesantetè invece vedo novità però a livello corpo. Sì, a livello corpo presentiamo la crema corpo e lo scrub. Okay. E lo scrub allo zucchero. Dabbè, che si sposa, caffè, si sposa con la collezione gourmand, quindi da quel punto di vista sarà nelle medesime fragranze che abbiamo già, nel shower gel e body lotion. Nel piccolo spoiler, usciremo nei primi mesi dell'anno prossimo con gli spray ambiente, e sto lavorando a una rosa caffè e probabilmente un'altra o due vaniglie. Ok. Questo è un lancio importante per noi, perché è da anni che cercavamo, confermo, una confermo. Collaborazione con una acciaieria italiana. Siamo riusciti a trovare una acciaieria italiana che è in grado di farci un prodotto come lo volevamo, e usciamo con le collezioni delle candele, tre della collezione nera, sempre legata alle fragranze ambiente, che saranno Ambrami, Cuoio Selvaggio, le due nuove, e Legna & Co. Okay. E tre della collezione bianca, Bianco Fiore, Bianco Tè e Divino. Un po' di pazienza, 2024, quindi grande anno, sì, sia per Laboratorio, sì, che per Mesantetè. Sì. Grazie mille, grazie, Roberto. Matte, buon lavoro. Ciao, grazie. Infine, vi abbiamo portato uno dei nasi più performanti e durevoli dell'intera nicchia. Spiros Drusopoulos e il suo Baruti. Gabri, vieni anche te. Come closer. Allora, finalmente, per la felicità di Gabri, dopo anni che scassava e diceva no, qua dobbiamo prendere Baruti, non solo abbiamo preso Baruti, ma abbiamo portato Spiros, che di Baruti è il fondatore. Hello, hi Spiros. Hello, good to see you. Welcome to our channel. Thank you for having me. Gabri is a big fan of Berlin Winter. He just made a
fantastic review on Chai just a few days ago. Okay, thank you so much. But everybody knows another fragrance in Italy, especially because of its powerness. But yeah, it starts with P. What can you tell to somebody that doesn't know your brand? And which is the characteristic of your brand? If you don't know Baruti, sorry for you. Yeah, I'm sorry for you. You're in for a surprise. I hope that at least every perfume has a bit of a surprise element to it. That you smell something familiar, maybe, but in a different way, or something completely off the beaten track. But at the same time, it's wearable. You know, I'm not an avant-garde brand that, you know, you make stuff that is just difficult for the sake of being difficult. I like my perfumes to be wearable, okay, but new. And I think in terms of concept or idea, I always start with something that is contrasting. And then my task as a perfumer is to bridge the scent. So you start with something cold and something warm, and then you mix it together. And this is usually how I start. So by definition, you get lots of layers. Because okay, if you have things that don't fit together and you need to connect them, you need to build bridges. And so you always have a perfume that has a development, has a story to say. So you get complexity. It's a bonus. About complexity, Gabri, I talk about Berlin Winter. You want to say something about Berlin Winter? It's perfect. It's completely great. It's perfect. Thank you so much. Is a fragrance that reminds him about the first time in Berlin. The first time in Berlin, when he was there going after this lady, one first love. And so the first time he talked about Berlin Winter, I was amazed too. Wow, I'm happy to hear that. He said that Berlin Winter is his best fragrance, his favorite fragrance. I'm a big fan of Chai. What is the best fragrance for you? Well, so they're all my babies, so I cannot choose. But if you mean in terms of numbers, in terms of sales, I think Perverso is the bestseller, okay, for the brand everywhere, you know, in Italy, in Germany, in Dubai, everywhere. So yeah, it's it was a very fun fragrance to make. And of course, I wanted to give it something a little bit interesting as well in the name. So I don't know if the name officially, you know, in German, you okay can say pervers gut, when something is really nice, you know, especially dessert with a lot of chocolate, okay, and, you know, bad for your health, but very yummy. So you say perverso, then I was like, okay, pervers gut doesn't sound so nice for me. Yeah. So I wanted to have because I know, you know, Italy, the chocolate, like all the desserts, I was like, okay, it fits, it makes sense. So we have a bad reputation abroad. Well, yeah, no, it's a very good reputation. You know, everybody comes here, you know, for the weather, you know, like the food. Yeah, so it's an ode to everything that, you know, makes life interesting and worthwhile. People always said that Le Parfum extrait, same fragrance, different concentration. True. We can except say for Chai. Except for Chai. Yes. Why? Chai has a little bit more cinnamon in the Eau de Parfum. Okay. And that's because of limitations. Okay. Because the cinnamon is maxed out in Chai, in the extrait, but because I lower the concentration, I can put even more cinnamon. Okay. So this is closer, for those who knew the brand before it was Baruti, before with the other, this is closer to the Chai as it used to be before the eye for our organization. Yeah. Last question, then I let you go. Discovery set. Yeah. When will arrive it? I think you already have it. Oh, good question. Senti parlare Baruti, Discovery set, e non me ne pentirete. Thank you, Spiros. Thank you so much. And congrats also for Koala. Big fan of Koala. Thank you. Favorite zoologist. Wow. Thank you so much. Queste sono solo alcune delle tante, tantissime novità presentate in questo PT Fragranze 2023. Novità che piano piano vi racconteremo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Per questa puntata è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima puntata di Profumi di Nicchia. Buona serata.